Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Doom Snap Map. Siamo ancora sì con un'altra mappa di Popular Beast. Ve l'ho detto che mi ha dato molti seed. E questa è una mappa per consacrare i 25 e 25 anni di Doom. Ok? È stata giocata moltissimo, come potete vedere in alto a destra dal tempo di gioco, 1 ora e 16, e ha moltissimi voti positivi, quindi sicuramente sarà una buona mappa. Scusate. Ci vediamo dopo il caricamento. Ok, eccoci qui. Allora, ragazzi, vi volevo dire una cosa. Questa mappa l'ho già giocata una volta, però purtroppo si era corrotto il file audio del video e la sto riregistrando. Quindi adesso già so che è una ricreazione di E1M1 in quasi ogni dettaglio. Per quello che è possibile ovviamente ricreare in Snapmap. Ovviamente non è che voglio bullarmi di voi assolutamente, però sappiate che un M1 è come il mio parco giochi, oramai lo conosco come il palmo della mia mano questa mappa. Ok. Ok. Allora ragazzi, adesso vi spiego una roba, eh. L'unica cosa di cui mi posso lamentare di questa mappa, perché poi vedete, ha fatto le griglie, ha fatto tutto veramente. Ha fatto un lavoro incredibile. Ha fatto anche la scritta exit, vedete? Allora, qui c'è il segreto, ok? Dove si trova il fucile. E per me va bene. L'unico problema è che qui ci potevi mettere, se me lo permetti ovviamente, un trigger che quando ci passavi, non è molto difficile da fare, che quando ci passavi camminando. Ah, ok, c'è. E perché prima non si attivava sta cosa? Però vedete laggiù è troppo veloce la piattaforma. Troppo veloce. No. Niente. Sto segreto proprio non riesco a prenderlo in questa mappa, purtroppo. Mi dispiace. Però sì, la ricreazione è, o meglio, il remake di questa mappa è fatto molto bene. Niente, proprio non riesco. E quindi vabbè, questa era la mappa. E blocco iniziato. vi ho fregato, vi ho fregato. Questa perché purtroppo già la sapevo. Gli ho fregato, adesso mi immagino, ma che cavolo è successo? Mi è piaciuto molto comunque questa transizione, mi è piaciuta veramente un sacco la prima volta che l'ho giocata. Mi fa riflettere anche su come il gioco sia cambiato durante, cioè come la saga di Doom sia cambiata. Vieni. Vieni? Ok. No. Gioco completato. Vedete? Adesso fa il warp da una parte all'altra.
Niente, non ha sentito niente sto qua. Spero che vi sia piaciuto quell'improvviso cambiamento di mappa, perché io l'ho adorato, francamente. Molto, molto bello. Ok. Un portale. Me ne sono accorto comunque in quella stanza lì che c'era un problema con l'audio, quindi adesso non dico che è in blind, ma quasi. Questa mi poteva essere utile. Sembra molto molto più curata questa mappa comunque. Complimenti. Blocco iniziato. Scordi. Ok. E anche. Non so perché si siano fermate senza caricarmi, però mi sta bene comunque. No. Cacchio. Proprio in bocca al cacodemone dovevo andare. Tra tanti posti. Allora. La prendiamo dopo quella, non vi preoccupate. Dove sei, cacodemone? Dove sei? Vabbè, fa niente. Ti ammazzo così, va? Ma dai, non mi fa la glory kill, cavolo. Ok. No. Ok. E anche un'altra. Ah, eccolo lì. Ma vabbè, sono caduto. Come una pera sono caduto, però vabbè. Ah, eccolo lì, l'ultimo. Non era l'ultimo? Ah, ce ne sono altri, ok. No. Mamma mia, 1440. Vabbè. Questo vizio che quando uno muore deve ripartire dalla mappa tutto da capo. Perché? Perché? Vabbè, dai. E il mio era semplicemente un consiglio per giocare questa mappa. Comunque è molto molto bella. Solo, veramente, sta cosa del permadeath, toglila dalle mappe, veramente. Perché Snap Map, lo sai, ci mette un sacco per caricare. Non solo la parte di Snap Map del gioco, ma anche per caricare la mappa. E ogni volta poi rerollare e perdere tempo a caricare la mappa è un problema. Però per il resto è molto molto bella. Bene ragazzi, ci vediamo alla prossima, sempre qui su Doom Snap Map.